Buonasera, bentrovati. Nuovo appuntamento con, naturalmente, puntini puntini. Lo scopriamo di volta in volta nei nostri studi e questa volta è un personaggio che molti conoscono, ma a dire il vero, qualcuno lo conosce soprattutto per la voce. Allora, siamo tornati a rappresentare quelli che sono i personaggi, le personalità, di coloro che sono presenti nel mondo dello spettacolo, che sta conoscendo, come tante altre attività, momenti di grande difficoltà a causa del Covid. Forse è una delle attività che risentono maggiormente di tutte le restrizioni che hanno comportato l'impossibilità di recitare, in particolare quindi di avere una presenza di pubblico. E allora però sentiamo che cosa fa in questo frangente Sasha Pilara. Ben trovato, benvenuto tra noi. Grazie. E dicevamo poco fa fuori il microfono, era un po' che non ci vedevamo, che era tempo che Ci te l'ho chiesto. rincorrevamo. Esatto, alla fine ce l'abbiamo fatta. Eccoti Per fortuna. qui, allora, eccoti qui. Ebbene, allora, io ti ho conosciuto come attore, quindi ti ho visto recitare, Nuovo Sala Gassman, ma la tua attività non si limita a questo. Tu, ecco, hai deciso di seguire tanti percorsi correlati comunque al mondo della recitazione in primis. Allora, che cosa fa intanto e come nasce questa tua voglia di entrare in un mondo così difficile? Allora, io avevo un sogno infantile, un sogno di fare il doppiatore, di prestare la mia voce e l'input primario era quello di prestare la mia voce a un cartone animato. Perché nasce questo input? Ho avuto un'infanzia, sotto certi aspetti complicata, ma non me ne sono accorto, non me ne accorgevo perché c'era mia madre che mi salvaguardava da delle situazioni e c'erano i cartoni animati, che erano quel triangolo di pace, quella bolla che mi proteggeva da tutto e che mi distraeva. E io sono molto legato infatti alla mia infanzia, ai cartoni animati, a tutto ciò che mi ha appassionato quando ero piccolo. E il mio Un mondo sogno. che ti allontanava però dalla realtà e quindi ti faceva sognare, ti Sì. immergeva in qualcosa di diverso dal vero. E da grande il sogno era fare lo stesso per qualche altro bambino, prestare la mia voce a un cartone animato per far sì che quei bambini in quel momento possano vivere di solo divertimento, di sola spensieratezza, anche quando magari non è tutto così semplice, non è tutto così spensierato. E quindi all'età di 22 anni lavoravo part-time in un negozio di Civitavecchia con un contratto a tempo indeterminato, che era una fortuna, ma che mi permetteva di studiare. Ho riprovato l'università, ma non ce l'ho fatta, non faceva per me, l'ho sempre detto. E allora ho detto perché non inseguire un sogno? E sono andato da mia madre in quel periodo, comunque io vivevo ancora con mia madre, a 22 anni non ero indipendente, guadagnavo Per qualche questioni soldino. economiche, chiaramente, come Certo, ma anche lei non se tutt'oggi. la passava benissimo. Infatti le ho detto: "Mamma, vorrei fare un'accademia perché voglio fare il doppiatore da grande, ho deciso". Lei mi fa: "Sei convinto di questo?". Io le ho detto sì. E mia Ti ha madre sostenuto, aprì quindi ha condiviso i tuoi sogni. un finanziamento per pagarmi la scuola, perché poi quella che avevo trovato cercando su internet corso doppiaggio non era delle più oneste, e quindi però era l'unica che avevo trovato. Costava tanto, mia mamma mi ha detto: "Vai, fallo, se è quello che vuoi fare, insegui il tuo sogno". È stata fantastica come sempre e ho iniziato a fare questo corso dove ho scoperto di essere una frana totale. E il mio insegnante, dopo il primo anno, mi disse: "Guarda, spendi tanti soldi, forse non ti conviene continuare a farlo perché non vedo le capacità". E io gli ho detto: "No, io farò il doppiatore, dimmi quello che devo fare". E lui mi ha detto: "Devi esercitarti 100 volte di più degli altri, è del normale, perché fare lezione 2 volte a settimana non ti basterà mai. Quindi vai dove sei, a Civitavecchia, vivi a Civitavecchia, cerca di fare teatro, di fare radio, di fare qualsiasi altra cosa, leggi tutti i giorni a voce alta, studia, recita, perché ne hai bisogno, se no non ce la farai mai". E io da lì ho È bussato alla stato Blind importante Face. questo, ecco, un Sì. ruolo che apparentemente è negativo e quindi che ti sembrava ti tagliasse le gambe, invece ti ha Mi ha spronato a detto la continuare, verità. perché comunque ti ha dato delle Sì. dritte. Mi ha detto una cosa vera, poi è stato sincero, anche contro il suo guadagno, perché poi io i soldi li davo a lui. Certo. Invece mi ha detto proprio quello, cioè è stato onesto. E ad oggi quella persona è il padrino di mio figlio, poi. Sì, Che bella, è una è bella una storia che storia, si è chiusa ma bene. apro una parentesi, ma sai che mi è accaduta la stessa cosa molti, molti anni fa, che mi sono trovata a fare una selezione, un concorso alla RAI, lo chiudo subito naturalmente perché non voglio parlare di me, però mi ricorda questa tua situazione e c'è.
era un concorso che era uscito e mi chiamarono e io ero terrorizzata, dico beh, bisogna che devo fare qualche corso, eccetera, qualche lezione. Sono andata e naturalmente ho avuto la stessa così, situazione. Il mio insegnante mi ha detto no, lei non sa neanche come impostare il diaframma, la voce, dove deve uscire, eccetera. Sono andata all'esame che in precedenza avevo superato, è stata una catastrofe perché ero terrorizzata, poi l'ho superato grazie al cielo in questo momento, però qualche volta serve, ecco, sentirsi dire non va bene, correggi il tiro e poi invece magari uno prosegue, persegue quelli che sono i suoi obiettivi. Ma è in quei momenti infatti che bisogna tirar fuori la vera voglia, la vera determinazione. E io da lì ho bussato alla Blue in the Face di Enrico Maria Falconi dicendo salve, sono Sasha Pilara, vorrei fare teatro ma non mi interessa il teatro, lo voglio fare soltanto perché io voglio fare il doppiatore ma mi serve come esercizio. E Enrico mi ha detto va bene, vai. Primo spettacolo sul palco, innamorato del palco, innamorato del teatro. E infatti da lì ho avuto... l'amore mi ha distratto dal mio obiettivo, nel senso che mi sono talmente tanto innamorato del teatro che ho iniziato a fare solo quello, ma anche perché dopo l'altro corso di doppiaggio avevo capito le tecniche di impostazione vocale, il timbro, il portato, le cose, la tecnica, ma mancava lo stomaco, mancava la recitazione. E quindi mi sono dato soltanto al teatro, perché è la cosa più importante. Tutto il resto è una specialistica della recitazione. La recitazione vera è il teatro. Poi ti puoi specializzare in doppiaggio, in cinema, in muto, in tip-tap, in quello che vuoi, ma la base ce l'hai facendo spettacolo a teatro. E in più ho fatto tanta radio con Alex De Sì. Ah, certo. Dici, Vita Vecchia, un'altra icona. Naturalmente, sì, conosco benissimo. Beh, chi non conosce Alex, sì. Veramente. È un nome che è importante qui per le radio, per quello che porta, naturalmente, un personaggio. Ma gli devo tanto, mi ha insegnato simpatico. Molto anche lui. Mi ha proprio accolto a braccia aperte, ha detto vieni qua, quando vuoi, fai quello che vuoi, così impari. È stato anche lui un tassello importante della mia formazione. Ecco, questi tasselli, quanto significato hanno avuto nella tua vita? Dicevi già che il tuo insegnante oggi è anche il padrino di tuo figlio. Il mio primo insegnante di doppiaggio, Teo Bellia, che è la voce di Bo dei Simpson, di Marty McFly in Ritorno al Futuro e tantissime altre voci, è colui che poi mi ha preso proprio sotto braccio, anche perché quando ho iniziato a studiare seriamente a Roma ho dovuto staccarmi da Civitavecchia, perché per fare il doppiatore a un certo punto devi stare in sala doppiaggio tutti i giorni, devi bussare, chiedere se puoi entrare, non ti fanno entrare proprio un altro studio, quando ti fanno entrare assisti, ascolti, rubi con le orecchie, con gli occhi e magari un giorno ti fanno fare un provino, questo pre-Covid, ora è tutto più difficile. Chiaramente. È molto complicato, ma già perché non si può entrare in sala. E quindi ora? E ora faccio il doppiatore professionista ormai da 8 anni, quasi 9, ad aprile 9 anni. E... sono passati gli anni sì. Allora, certo. Beh, da 22 ora ne ho 35, il primo turno in realtà l'ho fatto a 27, dopo tanto studio. E anche quello fu una situazione, quando il caso ti aiutano, la fortuna che aiuta gli audaci, perché io dopo tanto teatro sono tornato a fare una lezione di doppiaggio, una singola, da lui, e gli ho detto posso fare una lezione per vedere come sono messo? D'accordo. Quel giorno la lezione era di lunedì alle 16.30, il lunedì mattina una direttrice al doppiaggio, Francesca Bertuccioli, telefonò a Teo Bellia per dirgli mi mandi qualche ragazzo nuovo della tua scuola per iniziare a fare le piccole cose, si chiama il brusio in gergo tecnico. In un film ci sono tutti quelli che parlano, poi c'è il tappeto di sottofondo al ristorante, le voci e quello che si fa tutti insieme in sala, oppure c'è un barista che dice buongiorno, quello fa parte del brusio. Quindi si chiamano 5-6 attori che fanno le prime cose per fargli fare queste parti piccole. E lui disse alla lezione, oggi fate una bella lezione su Romeo più Juliet, quindi DiCaprio, chi va bene lo mando a fare un provino. E io gli ho detto, ma vale anche per me questa cosa? Lui mi fa, certo, se vai bene, vai bene. Faccio una super lezione, anche perché 5 anni di teatro poi si sentono, anche grazie al mio altro insegnante, Gennaro Monti, insegnante di teatro fantastico, che ho conosciuto a Roma. A Roma, naturalmente. Io facevo lezione parallelo sia a Roma che a Civitavecchia, facevo avanti e indietro. L'accademia di doppiaggio includeva anche lezioni di recitazione. E c'era questo Gennaro Monti, che è un genio assoluto, sì. Di Napoli, e bravissimo. E dove esercita, privatamente o presso... Adesso è tornato a Napoli lui, non sta più a Roma. Quindi soltanto lì a Napoli, e non credo neanche faccia corsi, ma fa proprio spettacoli al suo entourage, ai suoi attori, e fa spettacoli, ma è fortissimo, io lo adoro. E
faccio questa lezione, va da paura, mi mandano a fare il provino, vado a fare il provino, lo faccio per primo. Proprio, chi vuole iniziare per primo? Sai la scena quella in cui tutti fanno un passo indietro, rimani tu. E io mi sono trovato avanti, va bene, comincio io. Vado tranquillo col pensiero, se va va, se no tanto è un primo provino, mi servirà. E lo faccio benissimo e lei mi dice, vabbè ma tu già lavori, tu fai già il doppiatore, vero? Ci penso, uno, due, tre, sì. Non era vero, piccola bugia, non era vero, piccola bugia, sì, si sente, tu sei bravo, dai, ti segno, mi segno il tuo nome, ti chiamo. E da lì ho iniziato a lavorare, perché bellissimo. Mi ha chiamato lei a fare un turno, poi un altro, da lì ho preso coraggio, altri provini, altre cose, un po' di porta in faccia, e piano piano, dopo 2-3 anni, ho iniziato a farlo proprio come mio unico lavoro. Quindi ti consente anche di mantenere te, sì, e la tua famiglia. È un mestiere che, insomma, che dà qualche possibilità, qualche chance. Il doppiaggio paga bene, per fortuna. Paga bene il doppiaggio. Sì, il doppiaggio, diciamo, quanto è importante il doppiaggio in Italia. Siamo uno dei pochi paesi che fa doppiaggio, non tutti. Molto spesso c'è la traduzione sì, contestuale sotto. Però in ma in America, realtà per esempio, nei paesi dell'est è così, in Europa, Italia, Francia, Spagna, Germania dicevano doppiano. Anche negli Stati Uniti spesso però e volentieri c'è la traduzione perché sotto. Perché loro hanno quasi tutto nella loro lingua e quindi la parte relativa al doppiaggio è pochissima. Mm-hmm. E sì, spesso si leggono i sottotitoli, ma perché sarebbe talmente un'industria piccola che non servirebbe, che di non nicchia. Torna. Invece sì, da noi in Italia invece moltissimo è forte, soprattutto per i film che vengono dagli Stati Uniti. Certo. Maggiore produzione in lingua inglese, ma non sì, soltanto. In Italia tutto, noi siamo il paese migliore, cioè il nostro doppiaggio è il migliore al mondo. Lo sapevo questo. Noi siamo l'elite del doppiaggio. È vero. E quindi perché sono attori professionisti di grande livello, è sì, vero che taluni sono prestati al doppiaggio, cioè già hanno un nome fuori e tornano a esibirsi, però molti dei grandi doppiatori fanno solo quello di mestiere. Sì, quindi, ma ormai sì, ma anche perché ti dà una continuità, è l'unico lavoro recitativo che hai, dove hai una continuità fissa, nel senso una volta che fai il doppiatore ti si piazzano i turni tutti i mesi, tutte le settimane e lavori con costanza, sempre e comunque. Anche in questo momento di crisi noi siamo fortunatissimi, siamo miracolati. Certo, perché noi ci siamo fermati un mese per volontà nostra, perché il nostro codice Ateco, anzi non il nostro, il codice Ateco degli studi di doppiaggio che era uguale a quel codice Ateco? Il codice Ateco era un codice che si è scoperto durante il Covid, secondo il quale era stato deciso, la formula diversa, se no mi incespico con i verbi. lo Stato ha detto, chi ha questo codice Ateco può lavorare ancora, chi ha quest'altro non può più lavorare. E quello nulla. Degli studi di doppiaggio è lo stesso del giornalismo. Infatti i giornalisti potevano lavorare sotto Covid, in quarantena, quando è stato chiuso tutto. E noi in teoria potevamo lavorare. Ma siccome siamo 1000 persone che girano per studi chiusi, abbiamo deciso di fermarci un mese per dare tempo agli studi di provvedere alle situazioni di sicurezza, di igiene, sanificazione, le apparecchiature, i plexiglass, tutto quello che serviva. Quindi noi di nostra volontà ci siamo fermati un mese e poi abbiamo ripreso. E quindi abbiamo fatto soltanto un mese di stop noi, a differenza degli altri che hanno fatto 3 mesi e che tuttora sono in difficoltà. Quindi siamo molto fortunati. Certo, è una bella anche offerta per quello che è il mondo del lavoro, alla ricerca, tanti giovani talenti che vorrebbero perseguire il mondo dell'arte, no? Diventare qualcuno. Negli ultimi anni si è espanso, sì. È una chance in più. Allora, quali sono i tuoi lavori in questo momento? Che cosa sei impegnato a fare? Allora, in questo momento le cose fisse, sai che non mi vengono, ogni volta che mi fanno questa domanda non riesco mai a rispondere con tranquillità, nel senso che devo pensarci. I personaggi più famosi che ho fatto e che ancora sono in onda sono Onesimo del Segreto, la telenovela quella di Canale 5, certo, sì, dove facevo anche il cattivo, ho fatto due attori perché è successa una cosa assurda. Io prima doppiavo il cattivo, poi è stato arrestato e la produzione ha detto non sarebbe più tornato. Quindi dopo 8 anni di stop sono stato reinserito su un altro attore che era praticamente uguale a me, uno sciocco totale, perché io poi sono una persona che ride sempre, scherza, sono molto giocoso. E infatti questo personaggio era perfetto per me e mi hanno chiamato per dirmi, senti, fatti questo personaggio perché è proprio tuo, tanto l'altro non c'è. Poi è tornato invece, è stato reinserito. Ah, sì. E quindi mi sono ritrovato con 2 personaggi nel Segreto. E come facevi? Per fortuna il cattivo era tutta con la voce molto di petto. Fernando parlava molto così. Ah, ecco,
sbaglio. Quindi, e invece l'altro veniva estremizzato perché era sciocco e parlava così, Onesimo Miragna. Con la voce alta, quindi passando quelle note alte. Fortunatamente non si incontravano spesso perché facevano parte di due trame diverse e quindi è passata questa cosa. Doppio lavoro per me e sono bellissimo, stato molto contento. Bene, allora, questo sì. È interessante. Allora, questi sono i personaggi in cui ti abbiamo trovato e ti ritroviamo anche, guarda, seguendoli naturalmente sulle reti. Però ecco, c'è anche qualche altra cosa che tu fai in questo momento, anche il doppiaggio di qualche personaggio comunque del mondo, anche dei cartoni, sei andato nei cartoni? Sì, allora, molti c'è qualcosa? Cartoni. Approfitto per dire un'altra cosa, c'è un film, cartone animato, a cui sono molto affezionato, che si chiama Pupazzi alla riscossa, dove faccio uno dei protagonisti. Sì? E quest'anno sono riuscito anche a proiettarlo qui a Civitavecchia. Ho organizzato tutto io insieme a Claudio del Cinema Buonarroti e siamo riusciti a fare una proiezione di beneficenza dove abbiamo raccolto tanti soldini, per fortuna, e che verranno spesi per acquistare e far applicare dei disegni su disegni, la dizione è importante per il doppiaggio, nel reparto di pediatria dell'ospedale di Civitavecchia. Ecco, noi avevamo pubblicizzato anche questa iniziativa, sì, avevamo dato aiutato. Un certo spazio perché era molto bella, c'era la proposta Giovanni Pimpinelli, ce l'aveva ricordata che stavi partendo con questa cosa. Beh, molto interessante, anche sarebbe il caso magari di rilanciarla successivamente in un momento però magari dobbiamo meno, ancora riuscire a portare meno a termine chiuso, questa vincolante. Senti, e allora queste sono le tue attività che stai svolgendo in questo momento. Teatro, tornando indietro. Il teatro è una palestra, una scuola, un amore. Una scuola di vita. Un hobby anche, per alcuni è un modo per svagarsi. Purtroppo in Italia è difficile farlo diventare un lavoro. È veramente difficile. In questo periodo è impossibile. Adesso, attualmente, è impossibile. Non è solo il teatro, non è solo il mondo della prosa, è il mondo dello spettacolo che si sta conoscendo cinema, momenti di grandissima difficoltà. E io sono vicina un pochino con amici della musica e quindi anche quello è un settore, ma ho intervistato anche il rappresentante della danza che mi diceva le difficoltà. In questo momento stanno consorziandosi, unendosi insieme, perché ci sono più di 16 compagnie di danza praticamente quasi bloccate integralmente, non riescono a fare molto online, anche perché non è che si presti molto a fare la lezione. Quindi ci sono tante attività collaterali, sempre appartenenti al mondo artistico e della cultura, che stanno conoscendo grandi difficoltà. E sì, ho parlato anche con, dicevi già, della Blue in the Face di Falconi, anche lui sta conoscendo, come d'altro canto anche il cinema, no? Il cinema, il Buonarroti è chiuso. Ecco, sono tante attività che in questo momento ci si augura che il governo guardi con un occhio più attento a un fenomeno, insomma, che sta dilaniando certamente un po' tutta l'economia internazionale, perché dire solo che è italiana sarebbe fare un torto mondiale, anche ad altri stati, certamente. Sì. Però chiaramente si soffre. Allora, invece tu mi dicevi, quindi, i tuoi, un bambino soltanto o più di uno? Parli della mia famiglia? Sì. No, due figli. Due figli, ecco, come seguono la tua attività? Cioè, tu sai raccontare a questo punto, naturalmente, le fiabe, sai recitarle anche le varie parti. Eccetera. La piccola ancora è troppo piccola, perché ha un anno e mezzo, quindi piccolina. È ancora presto. Ma il maschietto, Alberto, di 6 anni, lui è un mio fan sfegatato. L'ultima volta perché poi ormai è diventato quasi un'abitudine. Tante cose che lui guarda ci sono io, ma neanche me le ricordo, perché tanti cartoni, il doppiaggio a un certo punto, quando lavori abbastanza, lavori tanto, per fortuna, diventa una cosa, all'inizio sei stupito, no? Ogni turno che fai te lo segni, te lo scrivi, fantastico, poi per fortuna diventa più di è routine, il mio lavoro, un pochino, poi io non sono neanche una persona di quelle che scrive sui social, ho fatto questo, faccio questo, doppio questo, sentitemi qui, anzi non l'ho mai fatto, tante persone a Civitavecchia non sanno che io faccio il doppiatore, ma perché per me è proprio il mio lavoro dei sogni. È il mio lavoro e quindi lo tratto come un lavoro, non come una fonte di esibizionismo. Non è proprio nella mia indole. È anche la prima volta che faccio un'intervista, non l'avevo mai fatta in 8 anni. È stata una scoperta anche per me, devo dire. Sì. Insomma. E quindi mio figlio è abituato, però un giorno sotto pandemia, sotto Covid, noi abbiamo avuto il Covid sotto Natale, quindi abbiamo passato tutte le vacanze insieme chiusi in casa. Famiglia col Covid. Tutta la famiglia? Sì, tutti e quattro. Mio figlio stava guardando la TV, c'era un film di Natale, il protagonista ero io, la voce ero io. E quindi ci siamo. Sì, ma lui mi riconosce, lui prima di me. Mio figlio si accorge prima di me che ci sono io. E gli ho detto: ma amore di papà,
che effetto ti fa sentire papà in TV? E lui mi guarda con gli occhi a cuore e mi fa innamorare di te. Carino. E io che sono, io certo. Sono proprio, sì, io sì, poi sotto febbre proprio piango, che è una meraviglia. E quindi si acquiscono stupendo. Anche le lato sentimentale. Uno scoop, ieri per la prima volta mio figlio mi ha detto: papà, vorrei doppiare qualcosa, perché io volevo portarlo, ma lui non voleva all'inizio, quindi non l'ho mai forzato, non ha senso. Lui fortunatamente ha il papà doppiatore, per lui sarà tutto più facile. Certo, iniziare sì, sarà semplice, perché i direttori al doppiaggio che chiamano me, gli dico: senti, se c'hai un bambino mi fai provare, certo, mio figlio, chiaro. E mi chiamano, siamo amici ormai. Il doppiaggio è un lavoro di empatia. È un lavoro in cui il direttore conosce le persone, deve scegliere te piuttosto che un altro, e lo fa perché comunque staremo 3 ore chiusi insieme nella stessa stanza. Se non andiamo d'accordo è difficile. Certo. E in più siamo io, il direttore, il fonico, l'assistente, fissi tutti insieme. In genere, ecco, in quanti si fa il doppiaggio? Cioè, se c'è una scena in cui sono previste più persone, tutte le persone sono presenti in studio oppure allora, recitate di volta in volta? I protagonisti recitano da soli. Sempre. Ma quindi si la chiama, loro parte senza avere l'interlocutore, eccetera. Si chiama colonna separata. Ecco, ma non è più difficile questo, non avere anche già la risposta pronta di quello che recita l'altro? Chi è che fa l'altra parte? Come si fanno a interfacciarsi? Nel doppiaggio antico era più difficile, infatti non esisteva, si faceva sempre tutto insieme. Nel doppiaggio moderno sono cambiate tante cose. Una volta doppiavi un film e non importava come era fatto in originale, contava come era fatto in italiano, perché non esisteva il tasto giallo di Sky o il multilanguage del DVD. Nessuno poteva vedere com'era in originale e cosa dicevano in originale. Mm-hmm. E quindi esisteva solo la versione italiana in Italia, nessuno andava a cercare l'inglese. Ad oggi invece chiunque può switchare la lingua e dire: ah, ma vedi, in inglese ha detto quest'altra parola, perché i blogger sono impazziti, i fan nerd sono ancora più impazziti, e quindi se tu cambi una parola o un'intenzione la protestano. Quindi te la ad oggi segnalano subito, quindi sono in grado di catturare immediatamente quello, sì, che c'è, il tasto particolare che loro vorrebbero invece. Cosa che secondo me è giustissima, perché ad oggi il doppiaggio moderno è fare esattamente quello che hanno fatto loro. Quindi se in inglese lui dirà, ha voluto l'autore, il regista, certo, lo sceneggiatore, è infatti chiaro? Sono 15 anni che è così, che se, ecco, cambi lingua non senti quasi la differenza. Cambiare lingua, se io uso un termine, il labiale, intanto dell'attore, non dell'attore necessariamente principale, non si nota la differenza. Se io uso un termine in cui dico per esempio pornografia, ecco, adesso non so la trascrizione immediata in inglese, però magari il labiale è completamente diverso, intanto è chiaro che la lingua inglese o qualsiasi altra lingua, può essere il tedesco, può essere il russo, chiaramente comporta modifiche anche nell'atteggiamento della bocca, no? E qui mi fai un assist per dire che faccio anche un altro lavoro sempre nel doppiaggio, io sono anche un dialoghista. Il dialoghista o adattatore, che dir si voglia, è colui che prende la traduzione letterale del prodotto e la adatta in maniera che siano lunghe e giusto e combacino le labiali, oh, con le pause e tutto il resto. Stai dicendo una cosa importante, quindi riapri questa parentesi e approfondiscila. Quindi i tempi, la durata naturalmente di quella che viene detta della frase, perché poi è importante la frase, ma è importante anche la singola parola che viene, certo, collocata all'interno della frase. Quindi tu ti studi anche i tempi e anche le modifiche della faccia, della bocca, che le labiali, esattamente le labiali devono combaciare, e la vocale finale a volte, perché se finisce in O in inglese, farla finire in E è complicato, cioè comunque darebbe fastidio all'occhio. E quindi sì, il dialoghista si occupa di fornire un testo che sia lungo il giusto, con le indicazioni che servono, quindi le pause, le indicazioni fuori campo, in campo, accavallato, tutte queste cose che sono tecniche, e le labiali devono combaciare. Nelle parole che hanno molto ritmo, nelle frasi lunghe con tanto ritmo, è più facile. Quando hai qualcosa di più mirato, o un primissimo piano, o un profilo, che è ancora peggio, lì il lavoro si fa complicato. Però è un lavoro stupendo. Ed è un lavoro, per esempio, dove c'è richiesta, nel senso che i dialoghisti bravi non sono tanti. E quindi qui tu hai aggiunto un mestiere a quello del, sì, doppiatore, che è relativo, che ti consente, sempre. Ecco, ma c'è spazio? Mi dicevi non c'è abbastanza. Allora, i dialoghisti, secondo me sì, nel senso che, ti ripeto, i dialoghisti bravi ce ne sono pochi. Diventare un dialoghista bravo è un po' più complicato. Ci sono dei corsi. Ma questo ti comporta conoscere la lingua anche? No, cioè, no, non per forza. Nessun, no.
ti comporta avere un bravo traduttore di cui fidarti ciecamente. Io per esempio vengo da un prodotto molto complicato, di cui non posso fare il nome, però è una cosa molto nerd giapponese, il quarto film e ultimo di una saga importante che uscirà a fine anno, che è già stato vittima, questa serie, di un adattamento fatto male. Talmente fatto male che il popolo nerd l'ha protestato a tal punto che Netflix l'ha ritirato. Ha ritirato e l'ha fatto ridoppiare da capo, perché non andava bene, per farti capire quanto sia importante il lavoro del dialoghista. Certo. E io mi sono occupato, hanno affidato a me il quarto film, sapendo che sono fan, che sono comunque per fortuna un bravo dialoghista. Tra le cose che ho adattato un po' più famose, ci sono un po' di film che sono andati al cinema. Quindi questa nuova versione deve uscire. Deve uscire questo quarto film. Ti auguro che sono uno dei pochi al mondo, la produzione giapponese. Sono uno dei pochi al mondo che l'ha già visto. E il popolo nerd è accanitissimo su questa cosa. Il popolo nerd, ecco, come segue questo? Allora, il popolo nerd è il più complicato, nel senso che sono è il tanti? Più esigente. Ma sì, tutti i ragazzi tra i 10 e i 30 ormai lo sono, che noi siamo figli dei manga, noi siamo cresciuti, quelli della mia generazione, mio nipote, è cresciuta ovviamente guardando in TV, che neanche ci pensavi che era un cartone giapponese, ma ti è cresciuto guardando Jigurobo, Holly e Benji, Nana, Supergirl, le cose anche da femmina, Rossana, non si è reso conto che si è beccato una vagonata di giapponesità in faccia durante l'infanzia. Vero. E quindi siamo figli di questa cosa, siamo appassionati, anche i fumetti sono una cosa stupenda. Certo, anche che quello, sì. La generazione prima di me leggeva Tex, leggeva Dylan Dog, ma dalla mia in poi si legge One Piece, si legge Berserk, si legge Attack on Titan, si leggono queste cose che sono le pietre miliari dell'universo giapponese. No, mio figlio lui è molto per le cose ancora molto con la pace, diciamo che se si picchiano lui dice no, non lo voglio vedere, neanche Ben Ten, è molto pacifista, è molto, molto buono. Questo, sì, piacere. Lui adora Super Mario, tutto ciò che riguarda Super Mario per mio figlio è la vita. È un personaggio piacevole, molto gradevole, sì. Buonaccione. Senti, sì. E allora, per il teatro in questo momento è tutto fermo, ecco, ma pensi di poter rifare qualche cosa? Ti piacerebbe un ruolo da interpretare che trovi consono alla tua personalità? Tu ti sei descritto un po' come una persona anche molto socievole, ma anche ti piace il lato sorridente della vita, ecco, non quello scuro. Ma ecco, ti ritroveresti in qualche personaggio che ti piacerebbe recitare? Allora, io nella vita sono così, poi a teatro mi piace fare tutt'altro. Io sono follemente innamorato di Shakespeare. Totalmente. E quale Shakespeare però? Perché passiamo da Sogno di una notte di mezz'estate a tutto il Re Lear, eccetera, voglio dire, insomma, personaggi anche di una certa forza, no? Ti racconto una storia che rappresenta il mio imprinting con Shakespeare. Primo giorno in Accademia a Roma con Gennaro Monti. Entriamo tutti in questa palestra gigante dove dovevamo fare lezione, eravamo 20 persone, e lui al centro ci fa con un libro in mano. Sapete cos'è questo? Noi guardiamo. No. Ah, è La Tempesta. Lo conoscete? No. Sapete di chi è? No. Tutti, 20, così. Primo corso per tutti, livello 1, nessuno sapeva niente. Sapete chi è Shakespeare? Sì. Avete letto Shakespeare? No. Una ragazza ha detto io a scuola, perché non facevo letteratura inglese. Nessuno ha mai preso un libro di Shakespeare e se l'ha letto tutto? No. Oh, perfetto. Andate tutti a casa, prendete un libro di Shakespeare e ci vediamo la prossima settimana. La lezione finisce qui. Ci hanno mandati via tutti. Bello. E da lì io mi sono innamorato, perché sono andato in libreria, ho preso La Tempesta proprio per leggere quello e insieme ho preso anche L'Amleto, che non l'avevo mai letto. Comunque sapevo che esistevano, ma non li avevo mai letti. E mi sono innamorato perdutamente. E torniamo allora a un personaggio particolare, hai citato L'Amleto, ti piacerebbe L'Amleto, qual è che ti cattura? L'Amleto no, perché comunque mi sarebbe piaciuto 10 anni fa a livello emotivo, in questo momento ormai è abbiamo passata la abbiamo avuto grandi fase nomi amletica. Che hanno interpretato sì, L'Amleto, Gassman su tutti, Gassman, Giorgio Albertazzi, sì, naturalmente i due grandi nomi del teatro certo. Italiano. Ma non me lo sentirei addosso in questo momento.
È complicato perché li vorrei fare tutti. Mi piacerebbe fare Ariele della Tempesta, sarebbe bello. Mi piacerebbe fare Puck del Sogno, anche se in realtà poi ho recitato Oberon nel Sogno a Ah Roma, sì? l'abbiamo fatto a teatro, è stato molto bello, sì. Puck l'abbiamo trovato nell'Attimo Fuggente, il ragazzo che interpreta Puck e poi naturalmente si suicida, se qualcuno se lo ricorda, e ci teneva anche lui a interpretare, andare a teatro, e poi insomma non ha coronato il suo sogno. Shakespeare è tutto, è il teatro per eccellenza, almeno per me, ovvio, poi parliamo di tutti i giudizi soggettivi. Io lo adoro, adoro tutto quello che scrive e veramente vorrei fare tutto. Cioè, il mio sogno è fare un medley di tutti i personaggi che si incontrano, una cosa folle, con Lady Macbeth che magari corre dietro a Amleto perché vuole. Cioè, Certo. questa sarebbe una rapsodia stupenda. Però mi piace tanto e vorrei fare Shakespeare, sì. Bellissimo, Vorrei bellissimo, fare sì. l'Otello, ma vorrei farlo da regista, nel senso che mi piacerebbe farlo, ho un'idea un po' folle, Comunque ma è sono sempre personaggi di difficile. grande, così, Sì, forza, di grande carattere, ecco, è se togliamo. sempre difficile e soprattutto vai a toccare qualcosa di sacro dove devi avere un'idea, se no non verrà mai bene. Hai ragione, ci sono state le trasposizioni sia a livello cinematografico, oltre che teatrale, ricordiamo naturalmente quella di Sir Laurence Olivier, che era Ma naturalmente anche nel il teatro Titus inglese del di Lord Anthony Vic, Hopkins è appunto, di sì, quello Sinodronico. già un pochino dopo, ma comunque sia grandissimi, cioè il teatro inglese per eccellenza, è chiaro che sono gli interpreti maggiori, però abbiamo anche noi degli ottimi protagonisti di queste figure, ecco, forse più difficili oggi da interpretare, le troviamo un pochino meno. Perché gli Nella mia attori. Per, giovinezza ma c'erano molto di più. mi Io dispiace ricordo Gassman dirlo. a Milano che faceva l'Amleto, sì, Mi dispiace quindi. dirlo, ma gli attori moderni valgono meno, ma proprio il cinema italiano vale meno. Sì, Alcune cose ancora sono belle, certo. ma è un È un momento momento di ristagno complicato, sì. generale, non direi solo il cinema, la letteratura, un pochino. Ci sono dei nomi per carità pregevoli, però insomma è un momento di grande ristagno dappertutto. Dalla politica, permettimi di dire che Ma sì. dalla mia età, un giudizio un po' forse dovuto proprio all'età, e comunque sì, è un momento un pochino particolare di La cosa abbassamento del assurda livello è generale che di cultura. chi studia cinema oggi, un ragazzo di 20 anni che studia cinema, conosce Scamarcio e non conosce Arlizza, che per me è una cosa che non riesco a spiegarmi, è una cosa assurda. Però. Sì, ma Arlizza non conosce quasi nessuno, te lo posso garantire, per andare venuto al Traiano anche, ma nessuno sapeva chi fosse. Assurdo, forse è È l'attore vero. vivente più forte italiano in Eh questo sì, momento. certo. È Sì, è vero. pazzesco. Poi ormai c'ha una certa età pure lui. Sì, però. Grande, è vero, grande interprete. Senti, qualche altra novità che tu ci vuoi sottoporre, che noi vorremmo vedere, poi avremo il piacere di sentirti, quindi mettiamo qualche cosettina e regaliamo ai nostri telespettatori di te in cui fai questo ruolo di doppiatore. In realtà c'è una cosa che mi ha reso un po' famoso sui social, su Instagram soprattutto, E cioè? la serie TV Le terrificanti avventure di Sabrina. È una serie per ragazzi soprattutto, ma che piace, ho scoperto dai 10 ai 40, anche questa, dove io faccio il protagonista. Sono più protagonisti, faccio uno dei protagonisti, Nicola Scratch, che è un po' il bello e dannato della situazione, e mi fa ridere che ogni giorno su Instagram mi arrivano messaggi di ragazzine, ragazzini, ragazzi, ragazze, ciao, sono una fan di Nicolas, Che mi puoi mandare un vocale in cui mi saluti? E quindi io mi ritrovo chiuso in studio, carino. ciao, sono Nicola Scratch, un saluto a Chiara, capito? Queste cose così, e mi fa ridere perché poi non l'ho mai fatto, è la prima volta che mi capita Bello, bene, Sì, è allora divertente. io ti ringrazio Sasha di averci aperto un mondo che è proprio quello che non si vede, ma che si sente naturalmente, perché quello che vediamo è fatto da altri e noi ti possiamo rivedere a teatro, speriamo al più presto. Però intanto ti seguiremo, cercheremo di capire dove sta il nostro Sasha Pilara, dietro magari un nome famoso, o un volto o un disegno. Allora, io ti ringrazio davvero e magari Grazie a te. ci ritroveremo appena possibile quando questa benedetta pandemia sarà cessata o comunque avrà allentato i suoi tremendi affetti, insomma, e che ci consentirà di tornare a vivere la nostra quotidianità, ma dirò di più, di arricchirci ulteriormente, perché magari non tutti seguivamo il teatro, andavamo ai musei o andavamo a un balletto, eccetera, o un concerto. Bene, chissà che non riscopriamo invece questi grandi momenti dei grandi protagonisti del mondo della musica, Ce lo della auguro. pittura, della scultura, eccetera. Grazie davvero, Sasha. Grazie a te. A risentirci allora, al prossimo appuntamento con Lo vedremo.
certo, ma ancor di più è importante conversare. Soprattutto se parliamo di te, no? Perché lo dici, Mattias? Vuoi rilasciare un commento sulle mie doti di inventore, scienziato, umanista, artista, ballerino, creativo magari, intagliatore? Onesimo. No, ti prego, lasciami andare. Prendi i soldi, amico. Non puoi uccidermi per questo. Era lui o noi? Dov'è successo? Cosa? Come ti senti? Ho sete. Vediamo la lingua. Mostrami la lingua. Rosa è carina come sempre. Come sta lo strano? A quanto pare è morto. Sul serio? È stato facile. Non direi. Siamo stati Staccati! Ti stai sciogliendo perché sono troppo sexy, eh? È il tuo cervello che si sta sciogliendo. Ora ti vuoi staccare. I soffiatori di vetro modellano la miscela utilizzando tubi vuoti. Soffiando nelle canne, il vetro si gonfia e assume le forme più diverse. Queste tecniche risalgono agli antichi romani. Ora è il momento di aumentare... Che meraviglia! Che dolci! Cupcake! Biscotti! Pasticcini arcobaleno! Doppi pasticcini arcobaleno!